Grande entusiasmo in tutte le Marche per la vittoria degli azzurri. Ecco una foto scattata ad Ancona dove un cassone che solitamente contiene il grano è stato utilizzato per l'occasione da un gruppo di tifosi. A Iesi invece è stata sradicata l'insegna di Via Inghilterra per portarla in giro per la città durante i festeggiamenti. Più grave la situazione a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dove un gruppo di giovani, qualcuno con il volto travisato, ha bloccato il traffico lanciando petardi. Le forze dell'ordine stanno visionando le immagini che circolano sui social per identificare i responsabili. In particolare, i teppisti hanno sferrato calci e pugni contro una Fiat Panda che tentava di transitare nel clima di festa. Il conducente è stato costretto a fare inversione, inseguito dai ragazzi, rischiando anche di investire presenti. Più tranquilla invece l'atmosfera in altre città della regione, tanti fanesi incollati davanti alle TV o ai maxi schermi. Avete guardato il match? Sì, certo, sì. Come? Dove? A casa. In tranquillità. Lei l'ha guardata? A casa. Piaciuta la partita? Sì, molto. Emozionante? Sì, beh certo, una finale in ogni modo è sempre emozionante. Poi sono due squadre che hanno giocato tutte e due bene, quindi sicuramente è stato un ottimo incontro. Ha scelto anche la formazione giusta Mancini. Qui il discorso sarebbe lungo perché bisognerebbe tirare in ballo anche tutto quello che è avvenuto prima. Cioè la mia preoccupazione era che, visto che noi abbiamo perso un europeo anni or sono perché siamo arrivati un po' cotti alla finale, no, il problema era se questa nazionale teneva o no. Ha tenuto benissimo invece. E c'è anche chi ha festeggiato fuori regione. Il fanese Danilo Filipponi, vicepresidente della Pandolfaccia e della Lega Italiana Sbandieratori, nonché presidente della rispettiva nazionale, ha avuto l'onore di esibirsi con altri colleghi a Roma, uno spettacolo portato in scena da 15 sbandieratori. Un onore e un onere, perché comunque esibirsi in Piazza del Popolo ha sempre un che. Praticamente con la Lega Italiana Sbandieratori siamo stati ingaggiati per aprire l'11 giugno e chiudere l'11 luglio questa manifestazione che tutti abbiamo seguito, sia l'Europeo. Abbiamo inaugurato la Fan Zone che è in Piazza del Popolo e ieri diciamo che abbiamo portato un po' di fortuna alla nostra nazionale perché siamo riusciti ad esibirci e anche a festeggiare con loro. Una partita emozionante. Bellissima, un'emozione unica. Ci eravamo a vedere anche nel 2006, solo che avevamo 14 anni, quindi non è stato proprio il festeggiamento che abbiamo fatto proprio come ieri. Ecco, quindi poi è andata avanti la festa, proseguita. Sì, siamo andati al Lido come tantissimi ragazzi a festeggiare fino a tarda notte, è stata un'emozione unica. Abbiamo rivissuto quella di un tempo del 2006 e è stato bellissimo. Anche di europei questa mattina sotto l'ombrellone. Si parla solo di europei. Dove avete guardato la partita? Allora io l'ho guardata al circolo, che sono presidente di un circolo geometaurile, circolo Albatros, preceduto da un bel panino con la porchetta che va di moda adesso. In compagnia, eravamo davanti, stavo dicendo al mio amico che c'erano anche dei inglesi a vedere la partita lì, che erano di passaggio, però sono stati dei signori, non hanno mai fatto il tifo per la loro squadra e hanno applaudito l'Italia alla fine. Una vittoria meritata secondo lei? Assolutamente. Meritata e sudata? Sudata, sì. Mi sembra quasi oggi che abbiamo vinto una guerra, però mi sembra esagerata la cosa. Con Mancini poi marchigiano. Con Mancini marchigiano, grandioso. Lei l'ha vista la partita? No, perché il calcio non mi interessa, non mi piace. Però ha sentito i festeggiamenti? Ho sentito tutto il caos che c'è stato dopo. E siccome abito sul viale, c'è stato un via vai di grida, urla, batti, un macello. Non è stato molto bello, però partecipo ugualmente alla gioia.